Eccomi qui per un altro video che completerà il precedente, nel quale vedremo una volta per tutte quali sono le idee base che accomunano tutti i test spaziali supervisionati, ma anche quelli che si trovano online. Comunque parliamo di test fatti bene per la generazione corrente. Poi vedremo che si potrà idealmente superare questo tipo di impostazione per diciamo, dare uno sguardo verso il futuro e finalmente modernizzare anche questo tipo di disciplina, approcciando un sistema dinamico nel quale questi concetti possono essere inseriti in appunto matrici dinamiche, situazioni che non possono essere ricondotte alla semplice, diciamo, al segreto dell'idea, ma a un qualcosa che trascende appunto l'allenamento e la conoscenza specifica. Quindi, al posto che creare un test super sicuro chiamato Salagadula Magica Buna Bidibadibu, oppure piuttosto che Apriti Sesamo, andiamo poi ad osservare nel concreto quello che si può fare. Comunque, io adesso non darò degli esempi di test, questo non chiedetemelo perché a parte che non conosco dove effettivamente possono essere reperiti, so che ci sono stati dei casi di cheating su questi test e ho anche pubblicato un paper, a quello mi riferivo. È stato il malcontento, ho ricevuto dei commenti piuttosto piccati sul fatto che nell'altro video rivelavo il nome del test, ma il nome del test non può essere la chiave di tutto. Il test deve essere sicuro, ma non è che possiamo, non lo so, andare all'università senza sapere il nome dell'esame, piuttosto che andare a fare Olimpiadi di matematica e non sapere che si tratta di Olimpiadi di matematica e che c'è dentro la matematica. Quindi ecco, più o meno il concetto è questo. Quindi non è che andate a fare l'esame di Stato e qualcuno ruba l'esame di Stato e vi dà le risposte col testo, ma potete andare da un tutor che vi insegna e vi spiega i concetti che poi ritroverete nell'esame di Stato, ovvero il programma. Quindi andiamo a vedere semplicemente quali sono le idee. Espansione, quindi si parla appunto di un qualcosa che cresce andando da sinistra a destra o in altre direzioni, comunque per semplicità assumiamo questa. Poi abbiamo la somma additiva. In questo caso, vedete, c'è una figura che si sovrappone all'altra e le parti comuni rimangono. Quelle che si presentano una sola volta andando da sinistra a destra, anch'esse rimangono e quindi ci sarà una somma. Nel caso della somma disgiuntiva, le parti che si ripetono una sola volta saranno nella figura risultante, mentre quelle che vengono appunto ripetute poi si elideranno e quindi nel terzo caso, nel terzo campo avremo un elemento vuoto. Nella rotazione abbiamo appunto dei classici movimenti che in genere sono multipli di 90 gradi, ma in alcuni casi si trovano anche multipli di 45 gradi, quindi sarebbe più corretto dire multipli di 45 gradi. Non considerate rotazioni strane di 30 gradi o pi greco terzi, perché nella pratica non le ritroverete quasi mai. Qui abbiamo delle traslazioni e altri movimenti simili, che possono appunto spesso diciamo essere ricondotti a degli item anche abbastanza semplici, ma è possibile anche combinarli come vedete qui e quindi ci si sposta e l'elemento ruota. La visione d'insieme, in questo caso non so se si vede bene, ma ci sono delle linee e i punti di contatto laterali verso diciamo la parte destra della figura a sinistra e la parte sinistra della figura a destra coincidono a livello di altezza. E quindi se andiamo poi a vedere le soluzioni, le opzioni, perché questi sono test normalmente a risposta multipla, potremmo escluderle tutte e stranamente ne avremo sempre una che è quella giusta. Oppure ci possono essere delle figure nascoste, quindi al posto che concentrarvi sulla singola sezione, provate a guardare magari da lontano e potrete vedere che magari c'è una figura che manca di un pezzo, che è proprio l'elemento da inserire. Completamente esaustivo, questo è un item proprio classico, nel quale sia per righe che per colonne si verifica sempre che ci sono tutti e tre gli elementi e mai uno di più, quindi essendo tre gli spazi, cerchio triangolo X in questo caso, essendo i simboli della PlayStation, in tutte le direzioni possibili, quindi diciamo colonne e righe, quindi l'elemento mancante in questo caso sarebbe stato triangolo 3, 3 e 3, quindi contate. Inclusione, un elemento che viene incluso nella figura, diciamo, cornice, e quindi l'elemento somma si può trovare anche in altre posizioni, nella colonna centrale, in quella sinistra, questo dipende, quindi vi sto semplicemente illustrando dei concetti, è come se vi stessi spiegando la costruzione di una frase, non vi sto spoilerando il libro di Calvino, quindi un buon libro magari deve avere un buon costrutto, ci può essere un determinato modo di introdurre una frase, un periodo, ma non è che sto
rivelando un qualcosa di segreto. E poi vi farò vedere anche dove si trovano le informazioni. Sottrazione, in questo caso un elemento lungo, ad esempio si scompone in due elementi che sommati danno l'elemento iniziale, pensiero astratto. Questi sono gli ATM che a me piacciono di più perché si focalizzano su delle aree che non sono propriamente convergenti di pensiero logico puro, quindi di potenza di calcolo e di analisi. Ad esempio, in questo caso, la posizione dei quadratini neri all'interno degli insiemi non conta, conta semplicemente il loro numero, quindi uno conta 3 interni, 1 esterno. Se qui ci fosse stato un altro quadratino esterno, quindi avremmo avuti 2. E quindi il concetto, ma ce ne sono tantissimi di tipi diversi, non è che è un item unico. Ecco, questi sono item interessanti, che però, bene o male, vanno a snaturare quella che è la natura stessa di un test che dovrebbe essere misurabile e, diciamo, focalizzato su delle aree specifiche. Sono item carini, simpatici, che però non so bene se siano precisi quanto gli altri che abbiamo visto. E poi delle combinazioni delle precedenti, ad esempio, abbiamo visto le rototraslazioni, volendo utilizzare un concetto caro alla geometria analitica, o appunto altri tipi di combinazioni, somma disgiuntiva, ruotando di 45 gradi. In questo caso andiamo ad aumentare il livello di difficoltà dell'item, e quindi il test sarà, diciamo, orientato a misurare dei potenziali cognitivi superiori. Qui ho messo un link, non so se si legge bene, comunque www. .bergmandata.com. Questo è il miglior sito che ho trovato sull'argomento che illustri le idee di base. Ci sono anche delle simulazioni gratis, quindi non costano nulla, almeno che non sia cambiato qualcosa da quando l'ho scoperto poco tempo fa. E quindi ci sarà un campionario in inglese di tutte queste idee e poi una simulazione che è proprio equivalente al test che abbiamo visto nell'altra puntata, quindi 45 item di difficoltà abbastanza bassa, medio-bassa, insomma, per il livello in questione, da fare in 20 minuti, quindi in pochissimo tempo. Così potrete effettivamente rendervi conto della vostra velocità. E il software darà pure la pagina darà pure un punteggio, quindi non so quanto sia preciso nella pratica, come sia stato normato, però mi sembra ben fatto e quindi sicuramente è una simulazione molto più veritiera di quelle che venivano spacciate per tali. Quindi questo è il concetto. Poi chiaramente da questo link dovrete andare a cercarlo quel test. Adesso non ricordo dove si trova, ma ci sarà un ipertesto. Cliccandoci sopra si va nella pagina del test e quindi poi mettendo le soluzioni, cliccando ok, entro il tempo limite che prendete voi, vi darà un punteggio che insomma si spera sia più o meno attendibile. E questo è quanto. L'idea per superare l'impostazione canonica che ha fatto la storia di questi test, mi rendo conto che è sicuramente utile e non è che bisogna buttare via il lavoro fatto, cioè, qualsiasi cosa poi che viene successivamente si va ad innestare su un percorso, su un lavoro che qualcuno ha fatto per te fino a quel punto, però i tempi cambiano e quindi specialmente con l'avvento di internet io mi sento di proporre il tipo di approccio che ho teorizzato, ovvero creare delle matrici che con delle idee differenti da queste nella loro impostazione, quindi ci saranno le tabelle di trasformazione che trasforma un elemento in qualcos'altro, con una varietà, un assortimento enorme di possibilità, una vastissima gamma di item possibili, e che riprendendo dei movimenti, quindi non potremo utilizzare un concetto del genere, ma potremo sicuramente rifarci a rotazioni, traslazioni. Traslazioni no, in realtà, quindi diciamo rotazioni, espansione, o questo tipo di concetti, completamento. Andremo poi a appunto creare dei test che ogni volta, semplicemente con un click, diventeranno completamente diversi e quindi anche sapendo i concetti che verranno resi pubblici, quindi tutti potranno avere accesso alla conoscenza, quindi a che cosa si va a fare, al programma del corso, tutti quanti sapranno quale sarà il programma del corso e su cosa verterà l'esame. Poi, tra prendere 30 lode e essere bocciati, la differenza la fa la qualità della persona, soprattutto, più che l'allenamento oppure la conoscenza segreta del nome del test. Ecco, questo è quello che vi volevo dire. Poi, nelle prossime puntate, vedremo i bug dei test numerici, che sono anche quelli in voga e che forse sono veramente i più deboli e quelli che si prestano di più a essere mistificati, essere all'imbroglio, quindi a discutere su internet le soluzioni del test, non le idee o il concetto astratto, ma proprio che numero completa la sequenza in test che poi possono essere fatti online, quindi lì il livello di il problema è ben maggiore.
E poi potremmo andare a, diciamo, completare il tutto vedendo i miei test numerici che ho ideato con un collega, anche lui dotato di spiccate capacità, che poi ha implementato il tutto, e quindi in realtà i test numerici già esistono, dinamici, però lì il problema è che il ceiling, diciamo, il tetto del test e anche il cutoff, il livello minimo di ingresso, l'entry level, è piuttosto alto. Quindi non si sovrappongono ai test creati in questa maniera, che in realtà hanno la loro funzione d'essere per diagnosticare delle, diciamo, ritardi cognitivi, delle disfunzioni, delle sindromi, delle comorbidità come l'ADHD, piuttosto che la discalculia, dislessia. È possibile, utilizzando le sottoscale del test più famoso, il VICE, VICE4, vedendo appunto gli scarti, ad esempio il De Digit Span Deficit, piuttosto che il punteggio totale e la performance, capire se c'è diciamo, un problema in una determinata area cognitiva. Quindi questo è il motivo per cui questi test sono stati creati, messi in piedi, normati, sono stati scritti dei paper, che quindi chiunque si può andare a leggere su internet. E con queste nozioni uno può poi anche divertirsi a tentare di vedere quanto è più o meno bravo nel test, calcolando che l'ingresso per le comuni società di questo tipo è in genere intorno al 90°-95° percentile, per arrivare fino a dei livelli di elite che poi non discriminano neanche delle qualità reali, ma piuttosto proprio un qualche tipo di abilità specifica. Quindi, quando andiamo a parlare di un livello 1 su 1 milione piuttosto che 1 su 30 milioni, non stiamo dicendo quella persona è più intelligente. Non so, in Italia ci sono due persone con quel livello lì. In realtà stiamo andando a fare delle considerazioni piuttosto arzigogolate per dire che sì, quella persona è brava in quello specifico ambito, e poi sicuramente avrà delle capacità spendibili in senso lato in ambito di intelligenza convergente, pensiero convergente, memoria anche correlata, velocità di calcolo, di pensiero, ma ecco, più o meno rimaniamo focalizzati sull'argomento. Quindi io vi ho dato tutte le informazioni che vi potevo dare, non c'è altro, quindi, cioè, chiaramente se volete un tutor, volete qualcuno che vi segua in qualcosa di specifico, potete anche contattarmi, ma io più che altro mi concentrerei su altro, ovvero sul potenziamento cognitivo in senso lato. Per esempio, volete aumentare la vostra capacità di pensiero, di immaginazione, di affrontare un problema sotto molteplici sfaccettature? Fate questo semplice esercizio, che secondo me è ben più utile di questi test fini a se stessi. Fino a loro stessi. Poi immaginate un problema di natura quotidiana. Ad esempio, sto con una macchina e sono finito in un vicolo cieco. Io ho ideato questo giochino pochi giorni fa, per fare un esempio. Siete con la vostra macchina in vicolo cieco e dovete pensare a come uscirne. Allora, all'inizio inizierete a trovare soluzioni concrete e fattibili. Innesto la retromarcia, guardo bene nello specchietto e controllo che non vada a sbattere contro il vicolo e tiro fuori la macchina. Poi inizierò a pensare: la smonto, la sciolgo con l'acido, metto una bomba e la faccio esplodere. Non vi preoccupate che le soluzioni diventino sempre via via più inverosimili, perché questo è proprio lo scopo dell'esercizio. Quindi, in questa fase allarghiamo tantissimo la base più che possiamo. Iniziate a scrivere magari 5-6 idee il primo giorno, poi 5 il secondo, il giorno successivo 4, fino ad arrivare all'esaurimento. Ecco, quando sarà passato qualche giorno, per le prime 10 idee inizieranno a uscire fuori dei concetti interessanti. Ad esempio, prendo un Hercules, attacco la macchina e faccio sollevare al B52 la mia automobile. Un amico mi ha detto: allora prendo un elefante e con la proboscide la faccio sollevare, che è equivalente, ma già diciamo, ci spostiamo verso un livello di astrazione maggiore. Oppure io ho pensato: perché non mettere una tettoia nel vicolo, fare una foto e vendere la macchina su qualche sito di aste? Quindi, in quella maniera abbiamo creato una macchina in un box e possiamo anche guadagnarci scaricando il problema a qualcun altro. Possiamo inventare la macchina nel tempo, andare avanti di 1.000 anni e sperare che il muro, piuttosto che la nostra macchina ci sia ancora, il muro non ci sia più. Possiamo smontare il muro, possiamo fare un buco per terra e farla passare da sotto. Insomma, le idee sono tantissime, quindi voi pensate, immaginate, allenatevi, allenate anche la vostra memoria, che è importante, specialmente andando avanti con l'età, parlare lingue, rimanere allenati dal punto di vista proprio della dinamica e dell'efficienza di pensiero su più livelli. Quindi, ecco, questo secondo me è ciò che si può fare concretamente,
nel quale, diciamo, un campo nel quale sono abbastanza ferrato e nel quale credo di poter dare un contributo di qualche tipo anche soltanto tramite questi video. Però allora, non mi veni da parlare del discorso la figura piuttosto che il triangolino. Questi sono discorsi fini a se stessi, quindi ok, rispetto le opinioni di tutti e capisco anche che ci possano essere delle divergenze di vedute dal punto di vista proprio tecnico e sulla natura stessa di questi video. Però io tenterei di fare il passo successivo e di andare a ragionare in senso di item dinamici, quindi quando vedrete questa conversazione potrete dire questo è un video di Marco perché se ne riconosce la proprietà e nessuno può appropriarsene perché stiamo utilizzando un sistema crittografico chiamato RSA, dall'acronimo formato alle iniziali di tre creatori, tre ragazzi matematici statunitensi, che si inventarono un sistema che sfruttando le asimmetrie informative, proprio come farò io con i test dinamici, e non asimmetrie informative legate al segreto della natura del test, ma legate semplicemente alla capacità di generare un qualcosa in maniera facile, che è difficile da il percorso inverso è difficile, comunque più elaborato e difficilmente potrà essere eseguito nella stessa maniera, e quindi io potrò in un attimo creare un test equivalente al test precedente con una norma unica, ma di natura completamente, cioè diciamo, gli item sono completamente differenti e irriconoscibili, semplicemente sfruttando un'idea di base che è diciamo, costruita su delle asimmetrie informative come gli standard crittografici utilizzati adesso, e quindi insomma svecchiamo quest'idea e rendiamola moderna. Questo è il mio auspicio. Ai prossimi video per i bug dei test numerici e poi magari parliamo più specificamente di queste idee e vi darò dei dettagli e degli esempi. Finito l'argomento test spaziali classici, non ci torneremo più. Studiate, se ci sono commenti, scrivete sotto, contattatemi e soprattutto mettete tanti like e condividete. Alla prossima!